gennaio ed è il tempo che si caratterizza da una parte per questa particolare iniziativa mondiale ormai dei cristiani che si impegnano a rafforzare l'unità della Chiesa attraverso non l'esaltazione della propria storia, ma attraverso la volontà che si affida a Dio nella preghiera di crescere nella comunione, di crescere nell'unità che è stata certamente impoverita dalle fratture, dalle divisioni che sono nate per ragioni storiche e non certo per ragioni di carattere strettamente religioso. Questo tema dell'unità ha caratterizzato tutti gli 8 giorni che sono stati vissuti da tutte le comunità cristiane, in qualsiasi modo esse siano state interessate, ma da noi in particolare la presenza del vescovo che sabato celebrerà l'Eucarestia è occasione di affidare nelle mani degli apostoli, di cui i vescovi sono i successori, questa volontà di collaborare insieme, non solo individualmente, ma insieme per far crescere l'unità. Il secondo motivo è che inizieremo proprio domenica la preparazione più immediata alla festa del santo protettore di questa parrocchia, San Biagio. Tutti i santi sono in qualche modo importanti, ma il richiamo che ci viene da San Biagio e soprattutto la testimonianza che ci viene dalla sua vita, dal suo impegno e dalla sua morte sono un richiamo al dovere che oggi abbiamo di rendere anche noi una testimonianza semplice, ma convinta ed efficace al Signore Gesù. Non solo ci auguriamo come l'hanno fatta i santi martiri, perché per noi sarebbe davvero difficile, però l'esempio, soprattutto della vita buona, della vita generosa, della vita ricca di fede e di carità dei santi e dei martiri in particolare, ci deve stimolare ad una generosità che non possiamo trascurare. Mi auguro davvero per tutti di essere costruttori di comunione, ma anche costruttori di rapporti che, basati sull'esempio del primo grande testimone, il Cristo, e qualificati dall'aiuto e dall'esempio dei santi, ci facciano crescere tutti verso una forma di vita migliore. Buona settimana a tutti. Io penso che... Vabbè, no.